L'avete scelta voi nel sondaggio che vi ho lasciato questa settimana dopo la live che abbiamo fatto sabato scorso, quindi 3-4-2-1 Xabi Alonso. Perché, regà? Perché ci siamo resi conto dopo la live che non funzionava più, o meglio, la squadra probabilmente non reggeva quel 4-2-3-1 di Thiago Motta e vi ho lasciato un sondaggio, vi ho lasciato la possibilità di scegliere. Se cambiare tattica o lasciare quel modulo che stavamo utilizzando, avete scelto il 3-4-2-1 di Xabi Alonso e noi cambiamo, andiamo a cambiare. Anzi, ho già cambiato e vi sto facendo già vedere che ho dato una piccola aggiustata a quello che è la formazione per quello che potevo con quello che ho a disposizione. Oltretutto vi dico che ho cambiato direzione, nel senso che voi mi avete chiesto in live, giustamente, Luca, ma perché non cambi, perché non punti sui giovani? E in realtà avete ragione, regà, però non era nemmeno facile. Insomma, io vi ho detto l'altra volta, non conosco tanti giovani qui in Inghilterra, quindi è abbastanza complicato andare a fare mercato in quella direzione. Però giustamente voi mi avete chiesto questa cosa e proverò a farlo. Allora, la prima cosa che ho fatto sicuramente è quella di andare a utilizzare quelli che abbiamo già in rosa, e a qualcosina avevamo qualcosa, anzi abbiamo, non avevamo, per esempio quel Fornà, poi avevamo Weston, abbiamo Brown, ne abbiamo qualcuno di giovane, e io, come avete visto, l'ho già messi in squadra. Quindi vi faccio vedere più o meno come ho sistemato per adesso la formazione. Dopodiché andremo a vedere qualcosina che stiamo facendo sul mercato, perché chi ha seguito la live sa che abbiamo molte difficoltà per fare il mercato. Perché abbiamo difficoltà, ragazzi? Perché non c'è una lira. Fondamentalmente il problema è quello: al di là del conoscere o non conoscere i giocatori qui in Inghilterra, stiamo con le pezze veramente al culo. Quindi, detto questo, diventa complicato andare a fare mercato, anche volendo andare a prendere qualche giovane interessante. Però ci possiamo muovere in questa direzione, vi faccio vedere come. Allora, intanto ho messo i giovani. Visto che, ripeto, mi avete chiesto voi di utilizzare i giovani, sono andato a mettere i giovani che abbiamo in rosa. Chi abbiamo in rosa? Abbiamo quel Fornà, Tirese Fornà, che è un giovane 23 anni della Sierra Leone. Comunque sia, prende relativamente poco di stipendio, non è uno stipendio altissimo, e potrebbe essere un profilo interessante perché comunque è molto bravo, ha delle doti fisiche e mentali molto, molto buone, quindi io sono già andato a mettere in squadra e ha tolto il posto, se vedete manca qualcuno. Manca Max Beard. Ora qualcuno di voi sicuramente non la prenderà benissimo, ho tolto Max Beard dalla formazione titolare. Perché, regà, Max Beard? Max Beard è vero che forse è uno dei giocatori un po' più forti che avevamo. Se voi guardate bene, però vale intorno al 1,3 milioni. Non ha delle doti fisiche eccezionali, anzi ha quasi scarse doti fisiche. E prende 485.000 euro. Oltretutto è a scadenza alla fine di quest'anno, quindi regà, qualcosa dovevo pur fare in uscita. Siccome è quello che di fatto vale più di tutta la squadra, Max Beard, mi sono detto perché non puntare su un altro giovane e lui andarlo a vendere, in modo che ci incassiamo qualche cosa da Max Beard. Togliamo comunque 485.000 euro dal monte ingaggi e possiamo muoverci un po' sul mercato. Questa era una soluzione, anche perché rientra anche Embleton e abbiamo Thompson, che di fatto Thompson è un altro giovane perché 21 anni, anche lui va a scadenza, probabilmente lo rinnoveremo perché comunque vedo che ha delle doti mentali molto buone, quindi sicuramente utilizzerò molto più Thompson e quindi voglio tenerlo assolutamente, 21 anni. Altro giovane che ho messo di fatto quasi nella rotazione dei titolari sarà il nostro Daniel Cox, preso dalla Primavera, 17 anni, non vale al momento ancora molto, è un giovane però che potrebbe essere interessante perché a 16 ha determinazione. Ha una buona resistenza, una buona massima elevazione, 1,83 m, non è ancora fortissimo, sicuramente nelle doti mentali, come concentrazione, come intuito, posizione, però comunque sia potrebbe ancora migliorare. 17 anni, gallese, e questo è un altro di quei giovani che avevamo nella primavera che potremo andare
a utilizzare altri cambiamenti qui veramente radicali, raga. In attacco, ammetto che ho messo Onomah e Freeman titolari perché erano perfetti per questo schema come regista avanzato e come centrocampista offensivo attaccare. E non sono giovani, però ovviamente, raga, non possiamo fare una squadra di 17 anni perché qualcuno dobbiamo pure andare a mettere di quelli che abbiamo, qualcuno d'esperienza. Loro erano perfetti lì in quei ruoli e li abbiamo messi. Lì davanti, però, chi ha seguito la live ha visto che mi ero lamentato un po' di tutti quelli che sono andati a provare, da Woburn a Washington, James Collins, tutti quanti. Stiamo cercando di prendere Shane Long perché me l'ha consigliato uno di voi, me l'ha consigliato Mamba, e quindi sto cercando di andarlo a prendere, anche se non è un giovane, è un 36enne, però magari qualcuno d'esperienza lì davanti che ci butta dentro 20 gol questa stagione e ci porta alla promozione, ci potrebbe andare benissimo, anche perché ha delle doti atletiche ancora abbastanza ottime, direi, per l'età che ha, quindi lo stiamo provando a prendere. Però sono 2 volte che rimandiamo il trasferimento perché come dicevo all'inizio, ragazzi, c'è una lira, quindi non riusciamo a prenderlo. Ho cominciato a guardare oltre, nel senso, se non dovessimo riuscire a prenderlo, come possiamo fare? Ho portato quel Weston allora dalla primavera. Visto che, ripeto, mi avete chiesto i giovani, ho portato Tony Weston dalla primavera, 18 d'aggressività, 17 di determinazione, 17 di impegno, giocatore molto veloce, 19 anni, non prende praticamente quasi nulla di stipendio, 60.000 euro, potrebbe migliorare molto. Questa potrebbe essere una valida scelta lì davanti, sia lui che il nostro Brown, che avevamo già portato dalla primavera, 16 anni, 18 anche lui ha determinazione, ha delle ottime doti atletiche, potrebbe anche lui migliorare molto e quindi potrebbe essere anche lui una valida alternativa lì davanti. Ci affideremo ai giovani, ovviamente, se non riusciamo a prendere Long. Nel caso prendessimo Long, magari uno tra Weston e Brown li teniamo o lì in tribuna, o Brown lo adattiamo come centrocampista offensivo, magari vediamo di dargli in prestito, vediamo un attimo. Però, raga, io più di questo non potevo fare con i giovani, perlomeno quelli che avevo qui in rosa. Dopodiché, tra l'altro, ho anche questo Wilson che ha 23 anni e forse lo potrei utilizzare nel caso vendessimo abbastanza giocatori. Guardate quanti ce ne abbiamo, regà, qui in tribuna, tra quelli che abbiamo preso a visionare, abbiamo fatto un provino, tra quelli che sto cercando di vendere non se li prende nessuno, regà, non se li prende nessuno, è una cosa incredibile perché a questo punto con questo modulo tanti sto cercando di darli via. Tra l'altro vi dico che anche Sible, che ritorna dall'infortunio, per fortuna, 21 anni, è un'ottima alternativa ad Onomah e Freeman, così come ho portato Radcliffe, anche lui dalla primavera, 19 anni, 30.000 euro di stipendio non sono nulla, anche lui potrebbe un po' migliorare, anche se quel determinazione 4 non è che mi convince tanto. Però, mi avete chiesto i giovani, questi ci abbiamo, proviamo a farli crescere, vediamo cosa riescono a fare, magari se hanno dei miglioramenti da qui a gennaio, altrimenti magari li possiamo dare in prestito. Anche perché l'unica arma che abbiamo in questo momento è quello di far giocare i nostri giovani. Ne ho messi parecchi a visionare, tra poco ve li faccio vedere, me ne sono andati a cercare dietro le quinte, un sacco in Serie A, in Premier League, tra Liverpool, Chelsea, Tottenham, tutti quelli magari dell'Under 21. Ne ho individuati qualcuno, non avevo tutte le statistiche, le ho messe ad osservare. Tra poco arriveranno i resoconti degli osservatori, andremo a vedere quello che magari qualcuno che potrebbe venire in prestito da noi e potrebbe darci una mano. L'unico che ho preso, che non è un giovane, non è un giovanissimo, a parte chi ha seguito la live sa che avevamo preso a provinare, diciamo, Bertrand Rose. Ho voluto vedere perché c'era questo Lawrence, terzino sinistro, diciamo, potrebbe fare benissimo il terzino fluidificante sinistro, ha 30 anni, è vero, però è interessante perché accelerazione 15-18, velocità 14-17, è giamaicano, non credo che abbia mai giocato in Inghilterra, quindi difficilmente potremmo prenderlo, difficilmente potrebbe ottenere il permesso di lavoro. Quindi, però, stava lì, l'ho provato a prendere. Ma comunque tranquilli, perché
anche di terzini sinistri in Serie A, insisto con la Serie A, Premier League, ne ho trovati un sacco, comunque sia, l'ho messi a visionare, quindi vedremo tra poco i resoconti degli osservatori, vediamo se troviamo qualcuno in grado di poter fare il terzino sinistro di riserva. Perché dico di riserva? Perché Forsyth a questo punto con la difesa a 3 ci serve un altro centrale. Qualcuno di voi mi ha fatto notare nelle settimane scorse che non era proprio il massimo come terzino sinistro, perché ormai è diventato abbastanza lento. Ero d'accordo, ma era l'unico che avevamo a quel punto a sinistra, visto che giocavamo solo con due centrali, poteva farci più comodo a sinistra. In questo caso abbiamo bisogno di più centrali e Forsyth probabilmente potrebbe fare al meglio il centrale di difesa, magari il difensore che imposta in marcatura, anche se non è proprio il massimo perché ha aggressività 10, però bene o male è un ruolo dove non si prevede tantissima velocità, non serve tantissima velocità e tantissima accelerazione, quindi ha tanta esperienza, sicuramente può farlo meglio di più di qualcuno che abbiamo lì in rosa titolare, quindi sicuramente lo vorrò portare, magari non giocherà titolare ma farà la panchina, però è meglio magari come centrale. Quindi a quel punto non abbiamo più un terzino sinistro di riserva e dobbiamo andarci a prendere assolutamente qualcuno. Direi che tra l'altro per gli altri ruoli, mettendo questo modulo, siamo anche abbastanza coperti, perché comunque abbiamo Bradley e Cox come difensori centrali di riserva, Radcliffe che è un po' un jolly, nonostante abbastanza giovane, può fare il terzino destro, può fare il centrale, può fare il mediano, addirittura può fare, volendo, anche diciamo il trequartista, anche se ovviamente per i valori non è proprio il suo ruolo adatto, però può fare un po' di tutto, quindi ce lo possiamo tenere anche come jolly. Poi abbiamo Embleton e Thompson lì a centrocampo, Embleton lo utilizzerò come regista di centrocampo e Thompson come centrocampista difensivo, che mi sono reso conto che è abbastanza bravo per quel modulo, soprattutto nei contrasti, nell'aggressività, anche una buona resistenza, quindi sicuramente lo utilizzerò come riserva di Fornà, anche se magari qualcuno potrebbe dire forse è meglio come titolare, sì, però forse 23 anni, lui ha un po' più di esperienza, anche se non tantissima, e poi li proviamo, regà, però tra l'altro voi sapete che non è che nessuno con me parte titolare a prescindere, intanto li provo, poi vedo quale è più adatto durante le partite e sicuramente poi se Thompson si rivela più bravo di Fornà si va a prendere il posto di titolare. Per quello che riguarda i due esterni, Ward e Elder, avevamo due comunque abbastanza bravi sia a destra che a sinistra. Ward tra l'altro con questo modulo è proprio il suo ruolo preferito, quindi siamo andati bene mettendo la difesa a 3. L'ho detto già prima, Onoma e Freeman andranno dietro la punta, che a questo punto dobbiamo capire se sarà Weston, Brown, oppure se magari riusciremo magari a prendere Shane Long e magari a quel punto lui va a titolare. Per quello che riguarda John Rules, che abbiamo in prestito, è vero, un giovane a 22 anni, però regà, prende 303.000 euro di stipendio. Il 31-12 dobbiamo comunque ridarglielo indietro all'Arsenal. A quel punto ho pensato che probabilmente andrò a terminare il prestito immediatamente, visto che comunque è un giovane come gli altri due che abbiamo, voglio far crescere i nostri giovani, e a quel punto Jules glielo ridò indietro, ci risparmiamo 303.000 euro di stipendio, che non sono proprio pochi, raga, e ci andiamo a prendere con quei soldi, magari ci possiamo fare qualcosa di mercato. Vi faccio vedere anche l'allenamento che ho già settato per queste due partite che andremo a giocarci oggi. Raga, è complicata, io ve lo dico, perché abbiamo cambiato tattica e cambiare in corsa dopo tutta la preparazione fatta col 4-2-3-1 non sarà semplicissimo. Infatti, se voi vedete la familiarità della tattica, non siamo messi benissimo, devo dire, raga, soprattutto perché fra 3 giorni abbiamo la partita di campionato, non siamo, guardate, libertà di inventare, fai scattare il pressing, i ruoli, ovviamente le posizioni, i giocatori le dovranno imparare bene, forse per fortuna, almeno sullo stile dei passaggi e sulla marcatura, siamo messi abbastanza discretamente, però ci vorrà del tempo. Io spero che non facciamo grosse figure barbine nelle prime partite, anche perché vi voglio far vedere che non abbiamo tantissimo tempo per allenarci. Perché? Perché abbiamo il Burton fra 3 giorni di fatto, e quindi non abbiamo tante sessioni di allenamento. Tant'è vero che per oggi ho messo revisione della partita, difesa e attacco giovedì con gli schemi e tattiche partita solamente prima della partita col Burton. Dopodiché
Abbiamo solo 2 giorni perché abbiamo revisione della partita di riabilitazione. Qui ho aggiunto un attacco senza palla. Voi sapete che prima della partita non metto mai allenamenti oltre alle tattiche partita, ma avendo pochissimo tempo dobbiamo sicuramente assimilare il prima possibile questo schema, quindi ho voluto mettere almeno un attacco senza palla insieme alle tattiche partita. Poi avremo l'Oxford United, dopodiché sono andato a settare anche le partite, l'allenamento per la partita con Fleetwood Town. Riabilitazione, revisione partita. Anche qui non abbiamo molto tempo. Ho messo in difesa disimpegnata, sovrapposizione offensiva e transizioni avversarie. Dopodiché, tattiche partita, la partita e poi revisione partita. Per fortuna, poi dalla settimana che andrà dal 21 al 27, abbiamo tutta la settimana per allenarci. Io spero, regà, che lì ci arriviamo in condizioni buone, soprattutto di risultati, perché è quello che poi adesso abbiamo bisogno. Perché vi faccio vedere chi non avesse seguito la live. Abbiamo perso poco male, ma comunque l'abbiamo persa anche malamente, il testimonial per Forsyth, amichevole estiva, 2-0 col Watford. Poi siamo partiti in campionato, abbiamo pareggiato 1-1 in casa con Wigan e abbiamo perso 2-0 in EFL Cup 2 con il Blackburn in casa sempre. Quindi non siamo partiti col piede giusto, tant'è vero che poi da lì abbiamo deciso, anche perché vedendo le azioni in campo, vedendo come stava giocando la squadra e vedendo come hanno preso a giocare i giocatori con quel modulo lì, abbiamo deciso di comune accordo di cambiare. Infatti vi ho lasciato il sondaggio e voi avete scelto questo 3-4-2-1, che probabilmente potrebbe anche andare meglio. Vediamo, vediamo, ragazzi, l'unico modo per scoprirlo è andarci a giocare alle partite. E quindi andiamo avanti e vediamo quello che succede. Allora, abbiamo 10 offerte di prestito per Berkuizen, che ha 30 anni e scadenza nel 2024. Abbiamo provato a metterlo in vendita, non se lo prende nessuno, però quantomeno vedo che ce lo vogliono in prestito. Per esempio, questi ci darebbero l'80% dello stipendio, io glielo darei a questi. Poi gli altri intorno al 60, forse anche no, perché sarebbe un po' poco, anche perché va a scadenza la metà nemmeno. Io proverei solamente con questi qua, col Mamelodi Sundown. Vediamo un po', l'80% ci potrebbe pure stare, io glielo do anche volentieri. Rifiuto l'offerta senza risposta e già sarebbe toglierci qualcosa. Là io direi Rules di ritaglielo indietro, che così intanto leviamo qualcosa dal monte ingaggi, e già sarebbe anche questo un qualcosa. Infatti torna lì all'Arsenal e noi scendiamo a 13 e 100, quindi siamo ancora fuori con l'accusa, con gli ingaggi. Però nel caso dovessimo dar via anche Berkuizen, già cominceremo magari a poter fare qualcosina, almeno sui prestiti, regà, almeno qualcosa in prestito, perché veramente abbiamo bisogno di alcuni giocatori. Collins non c'è modo, regà, di darlo via, è una cosa incredibile, non se lo prende nessuno, ma nemmeno in prestito. Lui giustamente prende 485.000 euro, quindi diventa veramente improponibile. Io provo per l'ennesima volta a provare a venderlo, ma non lo vuole nessuno, regà, nemmeno per sbaglio lo vuole nessuno. Qua ora dice che Collins è in procinto di andare al Northampton. Speriamo, regà, perché veramente la vedo dura, la vedo dura. Se non se ne vanno un po' di giocatori, la vedo dura. Tra l'altro abbiamo la partita, finalmente, tra l'altro rientra Embleton. Allora, ci hanno rifiutato l'aumento del budget dei trasferimenti, che ha seguito la live, sai che ho provato a fare richiesta, ho detto tante volte, magari la dirigenza ci casca, e invece tra l'altro non ce l'hanno concesso, quindi siamo sempre da capo a 12. Tra l'altro ho provato a mettere in vendita Will Smith, che ha 27 anni, prende 273.000 euro in scadenza. Ho detto magari tante volte, se se lo prende qualcuno pure questo qui, a noi ci fa comodo, perché a quel punto metto il portiere della primavera, così sarà un altro giovane dei nostri che porto in prima squadra. Intanto l'AIK vorrebbe Mendes Laing, ma magari sarebbe già una vendita, anche perché non vorrei insistere, ma Mendes Laing pure non prende poco, no, prende 303.000 euro, che non sono tantissimi, però non sono nemmeno pochissimi. In questo momento per noi toglierci anche quei soldi lì, oltre i 100.000 euro che ci darebbero per acquistarlo, sarebbe tanto. Potremmo andare a finire in bellezza questo calciomercato se partissero già Laing e Barquizen.
e magari anche Collins, regà, sarebbe il massimo. Tra l'altro, dicevo, allora abbiamo la partita con il Burton e Albion. C'è, allora, tra l'altro, l'Under 21 con questo modulo è riuscito a vincere 1-0 col Chelsea Under 21. Non sia mai che pure noi magari riusciamo a partire bene. Allora, probabilmente mancherà Nelson. E questo è un peccato perché praticamente uno dei centrali più forti che abbiamo in questo momento. Sicuramente domani dobbiamo giocare col Burton, quindi sicuramente mancherà. Dobbiamo decidere se mettere Bradley, che è probabilmente abbastanza forte in fase difensiva, infatti potrebbe fare il difensore senza fronzoli in marcatura, ma il difensore che imposta in marcatura non credo sia proprio bravissimo, solo che ci manca anche Forsyth, che ne è ancora per 4-9 giorni, quindi probabilmente dobbiamo adattarci. Il Forest Green vuole Collins al Derby County, mamma mia, raga, sarebbe veramente top, sarebbe veramente top. Zero, va bene, se magari se ne va, ma magari se ne va. Questo mi sembra un po', chi segue la carriera col Benevento, sembra un po' il Ciano della situazione questo, sicuramente. Sembra tipo Ciano che non se ne vuole andare da nessuna parte. Allora, Lorenz sta ancora cercando di capire le statistiche. Abbiamo la partita contro il Burton Albion. Eh sì, io direi Bradley, regà, è l'unica cosa che possiamo fare. E poi mi porterei a questo punto, mi porterei per adesso Max Beard lì in panchina, tanto. Al limite Radcliffe li facciamo fare il centrale se proprio deve entrare qualcuno e basta. Io direi per il resto siamo tutti titolari, sono quelli che vi ho fatto vedere prima, che vi ho detto avrei messo in campo. Preoccupatissimo, regà, preoccupatissimo per questa prima partita, più che altro perché non conoscono il modulo. Lascerei tra l'altro lì davanti Weston, anche se non ho una grande preferenza al momento tra Brown e Weston, perché mi sembrano due giovani interessanti, ma non saprei nemmeno forse al momento chi è più forte dei due. Uno ha le doti forse tecniche al momento, Weston, un 11 a finalizzazione, controllo palla 10, tecnica 11, che sono migliori di quelle di Brown. Forse Brown al momento ha delle doti fisiche e anche un po' mentali rispetto a Weston, un po' migliori. Però parliamo di dettagli, raga, quindi devo andare sicuramente a vedere in partita chi poi rende di più tra i due, quindi al momento partiamo con Weston semplicemente perché ha una forma migliore ed ha il morale, no, come Brown, però comunque ha una forma migliore. A questo punto partirei con Weston e poi vediamo. Tra l'altro abbiamo Sible che ancora non ha fatto in tempo a rientrare, peccato questa cosa. Bella lotta, mi porterei forse Lainga a sto punto per sta partita. E vediamo quello che succede. Andiamoci a giocare sta partita, raga. Tanto se non giochiamo non sapremo mai come possiamo andare con questo modulo. Tra l'altro non ve l'ho detto, non so se ci avete fatto caso, ho messo Niambe a fare il centrale, dei tre centrali, quello diciamo in copertura, perché comunque volevo uno abbastanza veloce lì in mezzo. Lui è il più veloce anche perché può fare il terzino destro, è quello un po' più veloce e quindi l'ho messo a fare il centrale in copertura. Speriamo che questa cosa renda un pochino. Vediamo contro il Burton. Io ripeto, non conosco benissimo questo campionato, quindi non saprei nemmeno se il Burton è il più forte del girone o il più scarso del girone. Ce le stiamo andando a giocare così. Vediamo subito com'è l'aria, che aria tira da queste parti. Tra l'altro la tattica che Xabi Alonso è una tattica abbastanza offensiva, quindi ce l'andremo a giocare anche in trasferta molto offensivamente. Intanto partiamo noi col possesso palla per Niambe, pallone per Fornà, Onomà prova subito ad impostare l'azione d'attacco, palla larga per Ward che prova ad andare sul fondo, Ward prova ad andare in aria, viene fermato, pallone che non esce tra l'altro, dai che sfiga, oh. Il rilancio lungo, la recuperiamo solo per un attimo. Bradley comincia le cazzate proprio della giornata. Pallone per Caprice, dentro per Bennett. Bennett prova ad andare sul fondo. Bennett prova ad andare. Bennett la mette dentro, palla in aria. Niambe la mette fuori. Non è ancora finita. Seddon dal limite dell'aria prova il tiro, c'è la deviazione. Vickers fa suo pallone.
Nulla di fatto per adesso, dopo i primi 2-3 minuti siamo andati un po' in difficoltà per l'errore di Bradley sullo stop, ha fatto uno stop imbarazzante, intanto proviamo ad attaccare noi, palla per Ward, Arjen prova ad andare, perdiamo palla, poi la recuperiamo, ancora il pallone per Fornà, ovviamente regà, lì in mezzo, cioè se non impariamo la tattica... così, intanto il pallone per Elder, palla dentro per Onomà che non ci arriva di testa. Non prendiamo il contropiede, poi l'errore clamoroso. Riusciamo a passare in vantaggio con il nostro giovane Tony Weston. Che errore clamoroso, regà, che hanno fatto in difesa, imbarazzante. Manco noi penso saremmo stati capaci di fare una cosa del genere. Qui saltano un po' a vuoto, palla rimessa fuori, guardate che retropassaggio incredibile che ha fatto il difensore loro, Weston ne approfitta, lo scavino davanti al portiere, siamo in vantaggio dopo 5 minuti, bene così, chiediamo un po' di concentrazione, speriamo adesso di non farle pure noi le cazzate, perché io ho visto i primi minuti Bradley con quello stop, quindi speriamo insomma che... Riusciamo a reggere bene adesso il ritorno del Barton che inevitabilmente cercherà di andare a pareggiare questa partita. Primi 13 minuti, per adesso non succede nient'altro. Eccola lì, calcio d'angolo per il Barton. Elm va lui dalla bandierina. Vediamo se Elm, palla messa in mezzo, la spazziamo via per adesso, solo per un attimo. Poi il pallone al limite dell'area. Ancora Walker prova il tiro, la respinta, ancora non è finita. Palla per Elm, ancora Oscilaia che prova a cercare spazio, costretto a tornare indietro e si chiude così l'azione d'attacco del Barton. Siamo riusciti a difendere abbastanza bene su questo calcio d'angolo, 16 sul cronometro. Bradley ammonito, Bradley sta a fare una partita, calcio di punizione, palla fuori, Fornà però l'aveva intercettata, quindi sarà calcio d'angolo per il Barton. Devo cominciare a pensare come cambiare Bradley, perché io l'ho visto già all'inizio partita, ha fatto quello stop proprio da dilettante e adesso ha preso il giallo, quindi è pure ammonito, quindi devo già capire come andare a sostituire. Intanto qui rilancio lungo, Weston che però è solo, palla per Ward, nulla di fatto. Sicuramente magari però posso andare a mettere Cox. Potrei provare ad andare a mettere Cox, che sicuramente rispetto a Radcliffe è giovane comunque, però mi potrebbe dare un po' più di sicurezza. 25 sul cronometro, al momento siamo in vantaggio. Non stanno succedendo grosse cose e questo ci va bene perché comunque la stiamo vincendo, quindi per noi va bene così. Tanto calcio di punizione ancora per il Barton. Elm proverà a metterla sicuramente in mezzo da questa posizione, invece tira in porta, prende la traversa. Mamma mia, ho vista male, ha tirato in porta direttamente. Ancora il Barton, palla al limite dell'area. Elder forse fa fallo, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Barton. Regà, adesso finché non imparano sto modulo è complicata veramente perché... Tanto Harper va lui dal dischetto, parte Harper, la va a pareggiare il Barton. Dicevo, fino a che non imparano questo modulo, regà, giustamente abbiamo fatto tutta l'estate giocando con l'altro modulo e hanno imparato quell'altro modulo, adesso andare a mettergli a 4-5 giri della partita un altro modulo diventa complicato perché alcuni giocatori non ci stanno sicuramente cambiando molto, quindi dobbiamo solo sperare di riuscire a fare risultati in queste prime 2-3 partite fino a che non capiscono bene il modulo. Ovviamente ci arrabbiamo alla fine del primo tempo, regà, l'unica cosa che possiamo fare, sperando magari di dargli qualche stimolo a livello di capoccia, di mente. Tanto qui il pallone largo per Kamma, la recuperiamo, guarda, la butta in fallo laterale. 2-3 stanno giocando veramente male, tra cui sicuramente gli esterni, e questo non ci piace. Bradley pure è già ammonito pure, e quindi forse lo dovrei anche andare a cambiare. Intanto qui il pallone dentro, Wickers per fortuna fa solo il pallone. Proviamo noi a imbastire un'azione d'attacco, palla per Bradley, a me mi preoccupa tantissimo Bradley con quel pallone tra i piedi, palla per Ward, Onomà recupera il pallone, Onomà palla ancora per Ward, attenzione Ward prova ad andare sul fondo, Ward
Palla per Arjen che entra in aria, Arjen cerca un compagno, Arjen trova spazio, quel pallone sull'altro palo, non si è capito che ha fatto Arjen, ma c'è stata una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo per noi, speriamo di sfruttare questa occasione, anche se noi sui calci d'angoli storicamente proprio non facciamo mai nulla, però non si sa mai, palla dentro, Ward, sì, figurate, cioè, che ve lo dica fa. Tra l'altro va a finire che prendiamo pure il contropiede con Elm, che non trova nessun compagno, la spazza senza senso proprio, la spazza via, per fortuna nostra. Bradley trepieda, palla tra i piedi e non è mai un bene, però riesce a darla ad Elder che parte da quella parte, Elder prova ad andare, ancora Elder va sulla fascia, Elder prova a salire, prova a metterla in mezzo. Pallone rispedito via, c'è ancora Arjen però che riesce a recuperare questo pallone, pallone per Fornà, dentro per Onomà, Onomà cerca un compagno, ancora Arjen, palla dentro, buona per Guarda che entra in aria, peccato, ancora Guarda, palla per Arjen, dateci rigore almeno, no, Guarda ancora al limite dell'aria, palla per Fornà che va a cercare ancora un compagno, poi prova il tiro, c'è la deviazione, calcio d'angolo. Probabilmente fra 5-6 minuti andrò a fare forse uno o due cambi, vediamo un po'. Guarda, prova ad andare lui dalla bandierina, palla messa in mezzo direttamente tra le braccia di Crocombe. E poi in realtà, regà, no, se vado a vedere i momenti della partita, forse in un paio di occasioni gli abbiamo lasciato occasioni al Barton, di cui una poi l'hanno anche segnata. Poi abbiamo avuto parecchie occasioni, qualcuno sta giocando veramente male, tra l'altro. Quello che mi dispiace di più è Elder perché non ho nemmeno un terzino sinistro di riserva, quindi non lo potrei nemmeno andare a cambiare, nemmeno volendo. Per il resto non stiamo facendo malissimo, considerate, raga, ripeto, abbiamo cambiato modulo in questa partita, quindi diventa complicato. Poi passare da un 4-2-3-1 a un 3-4-2-1 è veramente complicato andare a gestirla questa cosa. Intanto calcio di punizione per il Barton. Va dalla bandierina Elme, palla in mezzo, ancora il pallone che rimane lì, ancora Gillingham, mamma mia, poi proviamo a partire in contropiede, Freeman, abbiamo una buona opportunità, ripartiamo in velocità ancora, Freeman, non la perdere, palla per Weston, sì, ciao Weston. E tra l'altro adesso va a finire, prendiamo pure il contropiede, per fortuna riusciamo a fermarli e 66esimo, regà, qualcosa dobbiamo pur fare perché c'è qualcuno che sta giocando malissimo, quindi io devo capire come farlo. Sarà un bel problema questa cosa. Allora, io direi che Bradley è ammonito. O mettiamo Cox, ragazzi, ce la rischiamo. Mettiamo Cox, cioè non c'ho molte alternative. Dopodiché c'è Elder che sta giocando male. Ora, Elder è anche rientrato oggi dall'infortunio, quindi molto dipenderebbe anche da quello. Il problema è che chi ci metto a sinistra non c'ho praticamente nessuno, cioè volendo ci potrei mettere Birde che non lo può fare, cioè onestamente non lo può fare, quindi diventa complicata. Onomà è quello che mi dà un po' fastidio perché lui bene o male è il suo ruolo, è pure forte, ma non sta giocando benissimo, anche a destra non siamo messi benissimo. Regà, io direi per adesso cambio solo il centrale ammonito perché rimanere in 10 sarebbe proprio l'ultima cosa da fare oggi. Speriamo che magari in un miracolo Ward prova ad andare sul fondo, Ward prova a metterle in mezzo, riescono a ribatterla ancora Fornà, però non è finita, palla per Elder. Elder ancora per Fornà che prova dalla distanza. Vuoi sapere che cosa tiri da là, Fornà? Cosa tiri? Cosa tiri? Guarda, tra l'altro è pure abbastanza stanco, quindi tra l'altro dovremmo anche pensare di andare a fare qualcosa. Elder sta prendendo 6,1, che è una cosa proprio al limite della vergogna. O penso di mettere magari Fornare, perché è vero può fare l'ala, però comunque sia a contrasti, a marcatura, è alle brutte, regà, io no, se no altrimenti diventa complicata veramente. Diventa complicata veramente. Allora io farei una cosa, cioè veramente al limite proprio, perché non andrebbe nemmeno fatta una cosa del genere, però l'unica soluzione che ho, metto Thompson in campo,
No, però attenzione perché Thompson potrebbe anche farla questa cosa. Lo potrei anche mettere Thompson a sinistra. Per fortuna lo potrei mettere. Allora facciamo una cosa. Aspettate un attimo. Mettiamo Thompson a sinistra, solo che a destra l'unico che può giocarci è Nyambe. Se metto Nyambe lì vuol dire che Radcliffe dovrei metterlo titolare in campo. Beh, raga, abbiamo detto che proviamo a dare spazi ai giovani. Facciamo così. Facciamo così, Harry neppure non ne ha più. Embleton però rientra oggi dall'infortunio. Dai, proviamo a mettere Embleton in campo subito, anche perché qualcuno di voi mi ha detto che è pure forte. E poi io forse proverei anche a dare un po' di minutaggio a Brown. Raga, proviamoci. Tanto peggio di così oggi non possiamo andare. Magari riusciamo almeno a prenderci questo punto in trasferta. Che vista l'emergenza, visti come siamo messi in generale, sarebbe già tanto, ma io già la vedo male, palla dentro, riusciamo a ripartire, forse in contropiede, attenzione a Radcliffe che prova ad andare, c'è Cox che recupera questo pallone, però se fai un movimento decente, Brown magari, oh Cox riesce a scavalcare l'avversario, Cox palla dentro, Freeman la prova! Avevamo un'opportunità grossa come una casa, regà, ma proprio grossa come una casa. Ce la siamo mangiata, però mi dà un po' di fiducia sta cosa. Al secondo tempo abbiamo giocato discretamente bene, considerate che abbiamo messo un sacco di giovani in campo, cioè veramente stiamo giocando con un sacco di giovani in campo, e al netto di come poi finirà magari questa partita, però comunque non abbiamo giocato proprio male male, il modulo non lo conoscono, regà, quindi veramente oggi stiamo facendo quasi un'impresa. Pallone per Thompson intanto, palla per Fornà, palla per Embleton, Onoma, al limite, Onoma prova il tiro, palla fuori di un soffio anche lui. Siamo stati molto molto più pericolosi in questo secondo tempo, tant'è vero che è diventata una partita molto equilibrata. Io oggi, regà, un pareggio me lo porto a casa proprio con le unghie e con i denti, ma proprio con le unghie e con i denti. Ma magari ci riusciamo, regà. Oggi eravamo proprio in emergenza. Io un pareggio oggi me lo prendo proprio. Ci metto la firma. Magari succede. Intanto Embleton, prova ad andare lui. Embleton, ancora Embleton, prova ad andare sul fondo. Palla dentro per Nyambe. Nyambe la mette in mezzo. La palla respinta. Poi ancora Cashin. Non è finita l'azione. Ancora Cashin, prova ad andare. Palla larga per Thompson che prova ad andare sul fondo. Thompson la mette dentro per Brown. Che a un metro dalla porta si mangia il gol del 2-1 al 91esimo. Incredibile ma vero, regà, incredibile ma vero. Cashin, palla per Radcliffe, ancora Cashin, chiudiamo addirittura in attacco, pallone per Embleton, forse sperando di non perdere sto pallone. Cox, palla ancora per Cashin, tra l'altro lo stanno giocando sperando in cazzate adesso magari. Discretamente bene i due centrali, intanto Freeman, pallone in mezzo, palla che rimane lì Brown, se non ce l'ha nulla, regà, abbiamo fatto un miracolo incredibile, se non ce l'ha nulla, regà, abbiamo fatto un miracolo incredibile. 94 sul cronometro, oggi segnano sia Brown e l'altro giovane, regà, Weston, come cavolo si chiamava, non mi ricordo, ma se finisce così, regà, io spero di sì, spero di sì. Spero di sì, il tempo tra l'altro è già scaduto, adesso vediamo quanto ci farà giocare, credo che abbiamo fatto un miracolo, proprio un miracolo, un miracolo. Cioè abbiamo vinto con una marea di giovani in campo senza conoscere il modulo, io penso che meglio di così non poteva andare, regà, intanto Thompson prova ad andare, viene fermato, Hughes ancora, arbitro è finita da 30 secondi, arbitro è finita da 30 secondi, devi fischiare la fine, arbitro è finita la partita, fischia la fine, finisce qui. Non lo so come abbiamo fatto, raga, non lo so, ma fatto sta che il secondo tempo con un XG da 2,15, 18 tiri, di cui 8 in porta. La andiamo a vincere con i nostri giovani Weston e Brown, mattatori della partita, segnano un gol a testa, hanno fatto un tempo per uno. Freeman, buona partita, Onoma non mi è piaciuto, però poi quando sono entrati gli altri, clamorosamente Radcliffe, Cox, Thompson a sinistra e Nyambe l'ho messo a destra, abbiamo fatto un'ottima partita.
Io direi che meglio di così oggi non potevamo fare, non potevamo chiedere a sta partita, regà, perché ero veramente, veramente, veramente preoccupato perché non conoscevamo il modulo, perché tanti di questi sono giovani e perché veramente, veramente oggi era complicata. Abbiamo fatto veramente una vittoria che potrebbe essere importantissima per il resto della stagione. E Weston, tra l'altro, ovviamente è andato in gol al debutto con il Derby County. Queste, ragazzi, sono le vittorie più belle che puoi ottenere su sto gioco, veramente fatte in questa maniera così veramente meravigliosa, meravigliosa. Oggi Weston e Brown, cioè, già hanno fatto più gol di tutti quelli che avevano fatto i veterani che avevamo, dai vari Collins, Washington, Wagon, cioè, quindi va benissimo così. Seconda partita sarà contro l'Oxford United, che al momento è secondo in classifica dopo due partite. Quindi, tra l'altro, Brown diventa il più giovane giocatore di sempre della EF League One. Brown, 16 anni, oltretutto ha già segnato un gol al debutto. Beh, alla fine, come occasioni create, anche siamo stati abbastanza bravi. A parte quei pochi minuti, il primo tempo gli abbiamo lasciato più di qualche occasione. Ma ci sta, raga, ci sta, perché ripeto, non conosco il modulo. Io spero che miglioriamo rapidamente, anche se è difficile visto che possiamo fare pochissimi allenamenti. Dobbiamo cercare di migliorare rapidamente perché è difficile, insomma, in questa maniera. Allora c'è Harry Evans della nostra primavera, il portiere della nostra primavera, che lo vorrebbero in prestito. Ora Harry Evans prende uno stipendio abbastanza basso. Io aspetterei a rispondere a queste offerte perché? Perché stiamo vendendo il portiere di riserva. Se perdiamo il portiere di riserva, Evans potrebbe andare in panchina. Quindi aspetterei un attimo a vedere di venderlo. Intanto, per fortuna, rientra Nelson nella prossima partita contro l'Oxford United, perché veramente Bradley è stato scandaloso, raga. Quindi, per fortuna, rientra Nelson. A questo punto lo mettiamo già titolare e Radcliffe lo riposizioniamo qui, diciamo, dovrà fare la riserva al centrocampo. Già ha avuto qualche lineetta che sta cominciando a migliorare. Rientra anche Sibley, quindi Lang lo possiamo rimettere in tribuna. Direi che oggi siamo veramente tutti, salvo adesso infortuni dell'ultimo minuto. Forsyth non ce la fa a rientrare, quindi non riusciremo a portare Forsyth in panchina, però va benissimo così. Intanto credo che ha trovato qualcuno, no, Graban, niente. Allora, Pennant dell'Leicester, che lo stanno vendendo, no, probabilmente sono più forti i nostri che abbiamo messo, raga, quindi sicuramente non ci interessa. Allora, voglio dare un'occhiata all'Oxford United, ha fatto 6 punti in due partite, ha fatto due vittorie, quindi non sarà proprio una partita facile facile oggi, raga, ma non sarà proprio una partita facile. Io già me la vedo questa partita. Giocano col 4-2-3-1 e McEachran, tra l'altro, lo conosco benissimo, questo giocatore l'ho preso più di qualche volta. Oggi sarà complicata. Allora, rimandato il trasferimento di Long, anche in questa proviamo a rimandarlo un'altra volta, anche se secondo me è la terza volta, regà. Fino a che non se ne vanno quelli, Lang, Collins, sarà complicata. Tra l'altro avevo preso anche Curtis, che me l'ha consigliato uno di voi, Giovanni, se non sbaglio. Però quando è arrivato ho visto che comunque sia una lesione ai legamenti crociati 3-4 mesi, quindi lo tengo qui perché comunque mi sembra interessante, ancora 27 anni, però caro Giovanni, cioè, è infortunato per un sacco di tempo, quindi andarci a spendere i soldi per andarlo a prendere. Ovviamente Longa ha rifiutato la richiesta di rinvio, quindi l'abbiamo perso. Però, regà, dopo che ho visto come hanno giocato i nostri due giovani lì davanti, io mi terrei quei due. Allora, questi sono un po' di giovani, di quelli che ho fatto visionare, credo siano quasi tutti. Allora, Pollock del Watford, che non mi sembra male, 21 anni, prende 212.000 euro di ingaggio, potrebbe essere una buona, buonissima alternativa, addirittura forse un titolare lì in difesa come difensore che imposta marcatura, ha un buon colpo di testa, delle doti fisiche buonissime, tanta forza, grande elevazione. Quindi potrebbe essere, tra l'altro, 21 anni, potrebbe essere una buona alternativa. Dopodiché c'era ovviamente Asprilia, ma non ce lo daranno mai in prestito il Watford, tante volte, tant'è vero che l'Arsenal, Chelsea, l'Everton, Manchester United lo vorrebbero comprare. Io l'ho messo così per, più che altro per vedere e capire che tipo di giocatore era.
Poi c'era Hannibal del Manchester United, che l'ho preso un sacco di volte anche negli altri anni in prestito. Volevo capire un attimo come era messo. Tra l'altro, lui sarebbe ottimo più che altro come regista, probabilmente lì a centrocampo. E potrebbe essere bravissimo sia come regista avanzato che come centrocampista offensivo. Ci sono due problemi. Cioè, il problema è che il Manchester lo darebbe in prestito. Vorrei capire però se non ci fanno pagare per intero l'ingaggio, regà, perché sennò sarebbe veramente un ingaggio altissimo e diventerebbe veramente un problema. Nel caso ce ne facessero pagare la metà o un terzo dell'ingaggio, allora potrebbe essere veramente una buona, buonissima alternativa da portare in squadra. Poi c'era Shore del Manchester United, che anche lui diciamo un trequartista, regista avanzato, può fare centrocampista offensivo, regista avanzato, è un buonissimo giocatore. Anche lui è in scadenza, però prende 606.000 euro, quindi dobbiamo un attimo capire come vuole fare il Manchester United, quanto ci vuole far pagare. Poi avevo visto anche Kambala del Manchester United, buon giovane che sicuramente come panchinaro magari per noi ci potrebbe far comodo, una buona velocità, magari da mettere come difensore centrale in copertura ci potrebbe anche stare. Prende 91.000 euro, è in scadenza, quindi non dovrebbero esserci grossi problemi per provare a prenderlo. Poi c'era Fredrickson, anche del Manchester United, un altro centrale, anche lui, tra l'altro lui può fare anche il centrocampista difensivo, quindi è un buon giovane, 60.000 euro di ingaggio che non sono tanti, anche questo si potrebbe andare a prendere. Poi c'era Roen, Aroen, Aro, Aroen, Arena, Roen, vabbè, questo ragazzo qui, diciamo, del Manchester United, che ha grandissime doti tecniche e tra l'altro lui può fare il regista benissimo lì a centrocampo. Il problema è che prende 928.000 euro di ingaggio, potrebbero essere un grave problema. Però vediamo se il Manchester magari ci fa la grazia che ce ne fa pagare un terzo, potremmo andare a provare a prenderlo. Poi c'era Sweet dell'Arsenal, James Sweet, che anche lui può fare sia l'esterno, ma non ce lo vedo tanto perché è abbastanza lento e non ha tanta resistenza per fare l'esterno, se no può fare il centrocampista centrale. Lui secondo me deve ancora crescere tanto anche come doti mentali, però l'ho voluto mettere, volevo capire che tipo di giocatore era. Questi sono quelli che ha trovato per adesso, ne ho messi tra l'altro altri, quindi tanto voi magari tra questi, se avete qualche consiglio, conoscete uno di questi giocatori che vi ho fatto vedere adesso, ditemi quale secondo voi tra questi potrebbe essere un buon innesto in squadra. Io direi andiamoci a giocare questa seconda partita dell'episodio, regà, e speriamo magari di riuscire a fare 6 punti in 2 partite, sarebbe il massimo. Allora, formazione è quella titolare, anche se qualcuno comincia ad avere un po' il carico pesante, regà, però devo assolutamente lasciare per adesso almeno una formazione titolare di base, in modo che intanto già almeno 11 calciatori si imparino bene questa tattica, regà, perché sennò diventa un problema. E anche se devo dire, Thompson ha giocato abbastanza bene quando è entrato, che poi è entrato come terzino sinistro, però ha giocato abbastanza bene. Per adesso tra Brown e Weston scelgo sempre Weston come titolare dall'inizio, perché Brown è ancora fuori forma, anche se hanno giocato benissimo entrambi. Mi rischio Nelson, regà, non è al massimo, è vero, non è al massimo, ma io, regà, me lo rischio perché Bradley ha fatto una partita scandalosa nel primo tempo, nella scorsa partita, quindi io mi rischierei Nelson e poi magari il secondo tempo vediamo se far entrare magari Cox più che Bradley. Vediamo un attimo quello che succede alla fine del primo tempo, come siamo messi e vediamo quello che possiamo andare a fare. Io spero in un miglioramento tra l'altro di Elder, perché ha giocato una partita bruttissima, così come Ward dall'altra parte nella scorsa partita, anche perché se no ci sarebbe da andare a prendere provvedimenti, perché se poi gli esterni di difesa, diciamo, giocano, continuano a giocare in questa maniera, ci sarà da andare a prendere sicuramente provvedimenti. Speriamo bene, regà, anche perché ho visto che l'Oxford ha già vinto 2 partite su 2, credo siano una buona squadra, ripeto, non li conosco le squadre della League One, quindi però qui mi dice il secondo, mi consiglia di dirgli questa è una gara che dovremmo vincere, quindi secondo il secondo, secondo il mio secondo, probabilmente siamo più forti. Se lo dice il mio secondo, io ne voglio andare a fidare, regà, di lui che magari conosce il campionato inglese più di me. Speriamo, perché secondo me non siamo più che altro nelle condizioni, regà, perché poi probabilmente abbiamo anche la rosa più forte dell'Oxford.
Però la cosa che mi preoccupa è sempre l'aspetto tattico, che non siamo ancora al massimo, perché abbiamo ancora tanto da imparare da questa tattica e quindi sicuramente siamo un po' in emergenza. Tanti rientrano dall'infortunio, tanti gli ho cambiato ruolo, stanno giocando alcuni giovani che devono sicuramente fare un po' di esperienza, quindi un po' sta cosa mi preoccupa, però alla fine chi lo sa? Intanto pallone per guardia, cominciamo subito ad attaccare noi. Palla per Onomà, dentro a cercare Weston, era una buona idea. Ci hanno chiuso bene. Qui la recuperiamo bene, guarda, palla per Onomà, ancora pallone per Fornà. Fornà prova ad andare in avanti, Fornà cerca spazio, non trova nessuno. Poi Elder che la mette sul secondo palo, ancora guarda. Al limite dell'aria, guarda, prova addirittura il tiro. C'è stata una deviazione. Calcio d'angolo per noi dopo 45 secondi. Siamo partiti abbastanza bene, quindi speriamo adesso su un calcio piazzato. Magari Arjen valuta la bandierina, palla dentro, colpo di testa di Kashin. Almeno l'abbiamo presa noi, regà, perché di solito voi sapete che i calci d'angoli non li riusciamo manco mai a prendere. Siamo partiti abbastanza bene, due tiri, nessuno in porta, però ci siamo resi pericolosi, che già è un qualcosa con la seconda in classifica. Ancora punizione per noi, Niambe prova a toccarla per Fornà, pallone per Onomà, Onomà, ancora pallone per Nelson, prova a partire Nelson, il pallone largo da quella parte per guarda che vede partire Onomà, Onomà prova ad andare, Onomà, mamma mia però svegliate figlio mio, perché sono due partite che veramente ancora, non so se non hai capito bene la dimensione della nostra squadra, però ancora secondo me deve prendere un attimo un po' confidenza perché cioè, teoricamente dovrebbe essere il nostro giocatore più forte, sembra più scarso. Nelson ancora, palla per Freeman, Arjen ancora pallone largo per Ward che prova a partire, guarda ancora va sul fondo, guarda cerca qualcuno in mezzo, guarda non trova spazio poi per crossare, pallone per Arjen che va ancora a metterla in mezzo, Freeman non ci arriva, pallone messo fuori, ma c'è ancora Fornà, proviamo ancora a rimanere lì, palla per Freeman, Freeman cerca spazio, c'è il tiro, la deviazione di Badley che alla fine la mette in calcio d'angolo. Rimaniamo lì davanti quando sono passati 8 minuti del primo tempo, calcio d'angolo per noi. Guarda, proverà a metterla in mezzo, palla in mezzo di guarda, non ci arriva nessuno, poi ancora il pallone rimane lì, Kashin, alla fine Badley fa il suo, il pallone, nulla di fatto. Non poteva essere altrimenti su un calcio d'angolo nostro, regà. Ci mancherebbe che magari segniamo un calcio d'angolo 11 sul cronometro. Per adesso stiamo giocando bene, nel senso che abbiamo avuto qualche opportunità. L'Oxford non ha fatto un tiro in porta. Quindi per ora stiamo andando sicuramente meglio del primo tempo della scorsa partita. E questo già mi dà un po' fiducia. Col Barto eravamo partiti un po' zoppicando. Stiamo andando meglio, intanto guarda ancora dalla bandierina, prova a ripartire lui, guarda la metti in mezzo, ma figurati che se la prendiamo noi, poi Freeman va a recuperare questo pallone, Freeman prova ad andare sul fondo, Freeman cerca questo pallone in mezzo all'aria, non ci arriva Weston, palla che sbuca dall'altra parte, ci guarda ancora, guarda, prova a mettere al limite dell'aria per Fornà che prova il tiro, sto Fornà sono 12 volte che tira dall'altra partita, cioè i piedi veramente li hanno montati al contrario, sempre, non pia mai manco la porta, quindi probabilmente o gli tolgo l'opzione di tirare da fuori perché, mamma mia, ancora calcio d'angolo per noi, ne sfruttassimo uno, guarda, prova a rimetterla in mezzo un'altra volta, guarda, palla in aria, Kashin riesce a prenderla, ma il pallone è alto. Arriviamo al 19° minuto, 7 tiri, 2 nello specchio, XG 0,67, però quantomeno sicuramente in fase difensiva stiamo già giocando meglio rispetto alla scorsa partita, questo mi dà un po' più di fiducia. Lì davanti li vedo un po' così, insomma, siamo un po' poco cattivi sotto porta. Intanto arriviamo quasi alla mezz'ora del primo tempo, non succede nulla. Che non riesco a capire se è un vantaggio o uno svantaggio. Diciamo che sapendo che questi hanno 6 punti in classifica in due partite, qui provano ad uscire loro dall'area. Onomà la va a recuperare bene. Palla per Weston. Weston nella piazza. Weston, peccato che era fuori gioco perché l'aveva piazzata bene. Provano ancora a uscire loro dalla propria rigore, proviamo ad andare in pressing, vediamo se riusciamo a recuperarla qui con Elder, grande pallone recuperato, palla per Weston, ancora Onomà,
Uno ma cerca se sali magari da quella parte, magari Ward con calma, quando sei comodo, palla per Fornà, palla per Uno ma che prova il tiro da fuori. Oh, ma i giocatori nostri hanno veramente i piedi montati al contrario. Piassero mai la porta, o oh, mai una volta che piano la porta. 45esimo sul cronometro, i due di recupero, non sembra che succeda qualcos'altro, infatti finisce qui il primo tempo 0-0. Primo tempo direi abbastanza buono, regà. Sembra di no, perché magari siamo ancora 0-0, però alla fine, ripeto, l'Oxford non lo conosco, però ho visto che hanno 6 punti in classifica, non hanno fatto un tiro in porta, XG 0, cioè proprio sono stati nulli, annullati da noi, perché abbiamo fatto un buon primo tempo difensivo. Lì davanti 9 tiri, 3 in porta, XG basso, ancora piuttosto basso, 6 calci d'angolo, ovviamente non abbiamo buttato dentro nemmeno uno. Non abbiamo nemmeno dei voti altissimi, però ce la stiamo cavando abbastanza bene. Io ritorno sempre sul fatto che tatticamente non siamo ancora al meglio perché non conoscono bene questa tattica. Quindi è la seconda partita di fila che facciamo così in 4 giorni. E direi che forse non siamo, se vediamo sotto questo punto di vista, non siamo manco andati malissimo. Ora il problema è che Nelson già vedo che non ce la fa più per questo secondo tempo, e a me la cosa che mi preoccupa più di tutte, perché vuol dire che dobbiamo sicuramente andarlo a cambiare. Allora, io aspetterei qualche minuto, non so se l'abbiamo, no? Perché proprio Nelson è proprio arrivato, quindi magari adesso guardiamoci questa prima azione e poi magari vado a cambiarlo perché non ne ha proprio più. Qui Ward prova a darla, ecco, speriamo che non facciano cazzata adesso. Per fortuna recupera Ward ancora, palla per Fornà, centrocampo. Pallone per Freeman che prova a partire, buon movimento di Weston che la riceve in aria. Weston, figurati se prende la porta. Andiamo a cambiare il buon Nelson che non ne ha più. Allora, io un po' di fiducia ancora a Brad gli ridarei. Cioè, quantomeno è un giocatore un po' di esperienza, raga. Poi è lento, tutto quello che volete, però comunque è un buon colpo di testa, bravo in marcatura. Ha un buon senso della posizione, ha coraggio, ha tutto, quindi voglio dire, magari era solo una questione di forma, speriamo, perché la cosa che vedo che non mi piace tanto è che anche oggi gli esterni, i titolari, tra l'altro, perché non è una questione tattica. L'altra partita, poi quando sono entrati, Nyambe l'ho messo a destra e Thompson a sinistra, hanno giocato bene, quindi è proprio una questione che Elder e Ward stanno in vacanza, credo, perché non stanno giocando bene per la seconda partita consecutiva. Però fare smembramenti di formazione in questo momento, regà, al 45esimo, all'inizio del secondo tempo, non mi sembra il caso. Vediamo magari se sto secondo tempo si svegliano un attimo e vediamo di andare a fare i dovuti cambiamenti. Per adesso passano i primi 5 minuti del secondo tempo, ancora siamo solo noi in campo, di fatto l'Oxford non sta strusciando una palla. Tra l'altro Freeman pure non ne ha più, probabilmente fra un po' lo andrò a cambiare. Allora, sia Freeman che Onomà sono arrivati un po' alla frutta, regà. Tra l'altro non stanno nemmeno giocando benissimo, quindi non è che abbia molte scelte. Nel senso che Sibley sicuramente lo potrei mettere qui a posto di Freeman, anche se forse potrebbe fare meglio il centrocampista offensivo, perché ha dribbling. Allora facciamo così, Sibley lo metto come centrocampista offensivo, però il problema è che pure Onomà è arrivato alla frutta e questo diventa un bel problema, però, perché non abbiamo, a meno che non metto Brown, ma come regista, ragazzi, si può mettere come regista, perché non c'ha passaggi, non c'ha tecnica, non c'ha niente. Allora o metto Thompson, cioè Thompson nelle ultime partite stiamo facendo fa tutto praticamente, altrimenti mettiamo Embleton, che potrebbe essere un'idea mettere Embleton. Mettiamo Embleton, raga. Poi mi spiegheranno un giorno, magari se qualcuno di voi sa sta cosa, perché in Inghilterra posso portare solamente 7 giocatori, che in tutto il resto dell'Europa se ne possono portare 25 in panchina. Perché in Inghilterra devono essere sempre diversi da tutti quanti? Mamma mia, oh. Entra l'euro e tengono la sterlina, e tutti quanti 20 sostituzioni e loro ne fanno 7, perché vabbè, lasciamo perdere questi discorsi. Allora, c'è ancora molto tempo per cambiare la partita. Speriamo che magari la cambiamo
A nostro favore, tra l'altro, probabilmente tra poco rientrerà pure Thompson a sinistra, perché sono praticamente arrivati tutti oggi, raga. Cioè, sono praticamente arrivati tutti oggi. Tanta ancora occasione per noi. Fornà prova a metterla dentro, Long la rimette fuori, Elder la colpisce di testa, Stevens la rimette fuori, Fornà ancora in possesso palla per Arjen, al limite Sible che prova il tiro. Sì, figurati, piamo una porta una volta, io non dico tanto, ma una volta. Allora, qui adesso devo fare una scelta perché Elder, se metto Thompson, il problema è che pure Fornà è arrivato e il sostituto è Thompson e non ce n'ho più, raga. Cioè, giuro che l'ho finiti. E giuro che l'ho finiti, però anche Ward dall'altra parte. Allora, rifacciamo la stessa cosa che abbiamo fatto l'altra volta. Levo Ward, metto Nyambe a destra, che tra l'altro aveva giocato pure abbastanza bene quando l'ho messo la scorsa partita. Su questi posso fare, raga. Purtroppo due partite di fila sono pesanti per chiunque, figuriamoci per una squadra che sta ancora sotto preparazione. E infatti adesso recuperiamo questo pallone, stavo per dire, infatti adesso attaccano loro, invece abbiamo recuperato noi sta palla, speriamo bene. Pallone per Cashin, Thompson se rigioca bene pure oggi, le gambe sa come mette a sinistra. Fornà, palla per Sibley. Sibley che tra l'altro appena rientrato in infortunio, speriamo che non faccia cazzate. Palla per Nyambe. Nyambe prova ad andare. Nyambe, palla per Bradley. Bradley mi preoccupa quel pallone tra i piedi. Bradley, ecco, bravo, dalla via. Palla per Cox che prova ad andare centralmente. Palla per Fornà. Fornà, pallone per Embleton, perché tiri Embleton? Perché tiri da là? Perché non conoscono la tattica, giustamente prendono e tirano, però. Comunque arriviamo al 68esimo minuto, 13 tiri, 3 soli in porta, XG1, 7 calci d'angoli a favore nostro. Non parlo, magari la commentiamo a fine partita, ragazzi, perché voglio prima vedere come finisce sta partita, prima di dire qualsiasi cosa, anche perché infatti ora attaccano loro. Palla dentro, la spediamo fuori, sarebbe veramente una beffa, regà. Pallone per Brown, palla dentro, sarebbe veramente una beffa, regà, perché non hanno fa questo, è il primo tiro in porta in 74 minuti, sarebbe veramente una beffa adesso. È vero che noi sotto porta siamo stati veramente poco cattivi, per usare un eufemismo, però. Qui sbagliano pure il calcio d'angolo, questi come hanno fatto a fare punti in due partite, regà, cioè veramente. Guarda, io oggi un pareggio, ragazzi, ci metto la firma perché comunque sia due partite di fila non era semplice perché tanto calcio d'angolo per noi, Embleton va lui dalla bandierina, noi calci d'angoli. Palla dentro, Bradley Ditte, ma se segna Bradley di testa, raga, mamma mia, mamma mia. Calcio d'angolo di poco fuori, altra occasione per noi, ma magari riusciamo a fare come l'altra volta. Come l'altra partita che al 90esimo ce la portiamo a casa, ma speriamo più che altro oggi di non perderla, regà. Io 4 punti, questo episodio, 2 partite me li prendo volentieri. Intanto Nyambe va lui dal fallo laterale, palla per Arjen, ancora pallone in mezzo, Weston non ci arriva, pallone per Cashin al limite dell'aria, non tirare Cashin, non tirare, bravo Thompson, e poi questa volta però aveva sfiorato il palo. E tra l'altro Thompson sicuramente sta giocando meglio di Elder, anche se un minimo. 89-90 sul cronometro, sempre 0-0, partita che sembra destinata a un pareggio. Ancora calcio d'angolo al 93esimo, regà, ma magari sarebbe veramente un'altra gioia incredibile. Embleton, va lui dalla bandierina, Embleton, dai Embleton, buttate dentro sto pallone, palle in aria sul secondo palo, figurate che magari noi la prendevamo, figurati, tra l'altro forse partono in contropiede. Speriamo di no, fai fallo, fai fallo, fai qualcosa, fermateli, perché no, no, regà, no, veramente, bravo Nyambe, bravissimo Nyambe, palla lunga per Embleton, poi Fornà, attenzione a Sibley, ma finisce qui la partita 0-0, regà, 0-0, in un altro momento del campionato poteva essere non un'ottima cosa. Io però vi dico che tutto sommato, guardando le statistiche, 16 tiri, 4 in porta, XG 1,24, non abbiamo fatto il nostro lì davanti, però è pure vero che Onomà e Freeman, oltre che non hanno giocato una gran partita, ma sono veramente scoppiati il secondo tempo, due partite di fila sono veramente toste. Weston è un giovane, non possiamo pretendere che tutte le partite faccia il fenomeno.
Però Fornà e Arjen a centrocampo hanno fatto una signora partita. Kashin ha giocato bene, clamorosamente. Bradley ha giocato meglio di Nelson. Nelson però è rientrato dall'infortunio. Bradley però oggi devo dire che mi ha fatto un po' ricredere. Ha giocato bene in questo secondo tempo. Gli esterni, Nyambe gioca meglio quando lo metto sull'esterno, regà. Però il problema è che al momento non abbiamo un altro centrale che mi faccia pensare di rimettere Nyambe a destra. Perché Ward sono due partite che è veramente scandalosa. Anche perché Ward... Il problema di Ward è che non ha una gran difesa, quindi sicuramente pecca un po' quando ci attaccano. Però, regà, va pure detto che se non trovo un altro centrale, io non posso, perché Nyambe sicuramente è più bravo in fase difensiva, è velocissimo sull'esterno, quindi potrebbe fare questo ruolo magnificamente. Anche se poi non ha un gran dribbling, però ho visto che ogni volta che lo sto mettendo a destra sicuramente gioca meglio di Ward, che il problema di Ward è che forse marcatura 9, non lo so, forse ha poche decisioni, è poco veloce, non lo so, però sta di fatto che sta giocando male in quel ruolo. Così come Elder da quella parte, e questo mi sorprende perché Elder sicuramente è anche più bravo di Ward, però non sta giocando, diciamo, delle partite dignitose, per usare proprio un eufemismo, regà. Anche per quello ho messo a visionare questi giocatori qui, che per esempio magari il buon Lawrence non sarebbe male, e tra l'altro abbiamo anche, se non sbaglio ancora, no, se n'è andato, avevamo qualcuno qui, Bertrand, se non sbaglio, e Danny Rose. Potremmo provare a vedere di riprenderli. Voi magari datemi qualche consiglio qui sotto nei commenti, regà. Per il resto, io direi che queste due partite abbiamo migliorato già un qualcosa, è visto qualcosa. Dopo aver fatto le prime partite con quel 4-2-3-1 di Thiago Motta, che la squadra probabilmente non reggeva proprio, abbiamo cambiato tattica e ha portato dei miglioramenti. I giovani che mi avete consigliato stanno abbastanza già funzionando in queste prime partite. Iscrivetevi al canale se non siete iscritti e lasciate un like per questo video. Ovviamente consigliatemi, oltre a quei giovani che vi ho fatto vedere, che abbiamo già visionato, se ne conoscete qualcuno di quelli, voi consigliatemi quale potrebbe essere ottimo per questa formazione, per questo modulo. Se ne avete altri, voi consigliatemi, ovviamente li vado a visionare. Abbiamo ancora 15 giorni di mercato, tra l'altro stanno uscendo 2-3 giocatori, probabilmente li avremo in uscita, e questa sarà una cosa, una manna dal cielo, perché ci tornerà un po' di budget per fare mercato. Noi ci vediamo al prossimo episodio, regà, come al solito, vamos!